Allora, buongiorno ragazzi del Festival degli Scarabocchi. Io sono Leo Ortolani, sono un fumettista. Sono stato invitato a farvi una lezione che vi stancherà subito nei primi 5 minuti perché non sono purtroppo un grande insegnante. Insomma, direi che vado un po' a braccio, si parlerà di corpo, corpo e l'uso del corpo nel fumetto. Ora, è curiosa questa cosa che abbiano chiesto proprio a me di parlarvi del corpo, in quanto io sono un disegnatore che non è capace di disegnare. Quindi, lo mettiamo subito in chiaro in maniera tale che siate rilassati, avete davanti uno che ha fatto una fatica bestia, come magari la state facendo voi o qualcuno di voi, insomma, per cercare di riuscire a portare su carta il corpo di un personaggio e l'espressività del corpo di un personaggio. Io vedo che con la telecamera sto guardando da quella parte lì, vorrei guardarvi in fronte. Se faccio così, vedo, sì, forse è meglio così che guardi direttamente la camera. Allora, cari amici, sono sempre io, Leo Ortolani, fumettista da parecchi anni. Diciamo che ho fatto una serie di 20 anni, che è durata 20 anni, dal 97 fino al 2017, che si titola Parappa. Qualcuno la conoscerà, qualcuno no. Pazienza, insomma, fate conto che insomma, ho avuto tempo per esercitarmi, per riuscire a fare qualcosa di buono. Allora, io ho esordito tantissimi anni fa, si parla del 1990, con un errore clamoroso, cioè a parte aver vinto un concorso come migliore sceneggiatura per Rathman, mi sono proposto subito alla casa editrice per riuscire a fare una serie di tipo realistico, con tematiche misteriose alla Twilight Zone, per dire, no? Ai confini della realtà, sarebbe il telefilm, così. E ho mandato delle tavole di prova. Ho mandato delle tavole di prova a questi signori della casa editrice Comic Art, e sulla prima tavola c'era un clamoroso errore di corpo, cioè c'era una persona che correva e aveva entrambe le leve di sinistra, questa è la destra, scusate, però entrambe le leve di sinistra in avanti ed entrambe le leve di destra indietro, cioè per cui correva in maniera non, come sapete benissimo, quando correte sostanzialmente il vostro corpo per tenere l'equilibrio avrà braccio destro in avanti, gamba sinistra dietro e viceversa in sostanza, no? Cioè, anzi, no, vedi che sto già sbagliando anche a raccontarvelo. Praticamente, insomma, ho esordito con questo clamoroso errore che mi è stato subito fatto notare, per cui mi hanno detto, carissimo, se vuoi magari scriverci delle storie molto volentieri, ma disegnare non se ne parla. Per cui, ecco, io e sono il vostro insegnante del corpo, forse perché magari sono partito così male. Però la fatica di disegnare un corpo la conosco molto bene, anche perché molto spesso quando si comincia a disegnare si cominciano a utilizzare dei personaggi magari più semplici possibili. Si parte dall'omino a stecco, quello con le braccina dritte fatte con una riga, per riuscire ad arrivare piano piano, insomma, a qualcosa di molto più complesso. Io, ripeto, ci ho messo tantissimo tempo, anche perché all'epoca ero intrippato con i supereroi della Marvel, e avevo con me una specie di guida che adesso vi mostro. Scusate, ho tutto qua a disposizione, che è questa. Che praticamente, come dire, amico, sappi che, scusate, devo spegnere il cellulare perché mi stanno chiamando. Sappi che se vuoi disegnare supereroi come facciamo noi alla Marvel, non c'è problema. Ti facciamo un bel manuale fatto da uno dei più grandi disegnatori della Marvel, che era John Buscema, chiamato addirittura il Michelangelo del fumetto. Tanto per dirvi, vedete come lui immaginava come semplicissimamente, ma certo, ragazzo, quindi potete fare, ma guarda, è semplicissimo, basta che scomponiate il corpo in queste cose qua. Basta che semplicemente muoviate poi le vostre masse, i vostri solidi e ottenete in pochi tratti la cosa o Kingpin, oppure non so, ma vabbè, ragazzi, era abbastanza. Ecco. Volete un uomo ragno? Tranquillo, in pochi tratti, vedi, partite da dei, non so, dei bastoncini e delle cose e ottenete alla fine un uomo ragno. Ora, sapete quanto ci ho studiato su questo? Ma non pago di questo, ne avevo un altro. Ne ho un altro che non so se c'è qua, no, vabbè, comunque
ed era di Born Hogarth, che spiegava l'utilizzo del corpo, cioè quindi muscolatura, tutto quanto. Born Hogarth è stato, diciamo così, seguito da tantissimi disegnatori, alcuni erano addirittura copiato bellamente nelle loro vignette, perché hanno messo gli stessi disegni che Bart Hogarth aveva nel libro. E, allora, io ci ho provato per anni, però ero ancora, siete forse giovane, forse troppo inesperto, non riuscivo ancora a capire bene come si facesse a utilizzare il corpo nel fumetto. E quindi sono stati è stato inutile. Diciamo che, bene o male, a un certo punto io ho preso un'altra strada, che è quello del corpo caricaturale. Corpo caricaturale che mi consentiva di riuscire ad avere comunque una storia, una narrazione a fumetti con dei personaggi molto più semplici da manovrare. Ma non ho mai abbandonato l'idea di poter riuscire ad avere un personaggio credibile anche a livello anatomico nelle mie storie. Perché? Perché c'era chi riusciva a farlo anche senza essere così bravo come John Buscema. Ed era una persona che hanno definito poi il re del fumetto, per cui abbiamo un Jack Kirby che ha creato un'anatomia tutta sua particolare, esagerata, perché comunque sia, quando tu fai un fumetto di supereroi, la posa non era normale, anzi, questo vabbè, lo spiegava benissimo anche John Buscema nei suoi esempi. Addirittura, se lo trovo bene, se non lo trovo ve lo racconto, ma vorrei trovarlo, c'era una tavola in cui facevano le prove. Ecco, ovviamente non lo trovo. Comunque sia, diceva, non è che quando tu mostri un super cattivo come il Dottor Destino, tu lo mostri tranquillamente in piedi così che sta. No, lo mostri così, così, tu perché qua vieni, inchinati, distruggi la terra. Insomma, la composizione dei corpi a livello di scrittura epica dei supereroi è assolutamente esagerata. Kirby va ancora oltre. Kirby parte anche con storie normali, con storie in cui comunque il corpo racconta. Già cominciamo a entrare in quest'ottica, che il corpo, così come tu lo muovi, racconta. Ora, è ovvio che nel momento in cui devi creare, non so, delle scene iniziali in cui il supereroe ti entra in scena, scusate che non so mai come muovermi rispetto alla camera, tu ti fai queste scene qua, dove hai, cioè riempi la pagina, ma non solo, non lo vedete che sembra che esca fuori addirittura dalla pagina, cioè è incredibile. Ecco, Jack Kirby era un autore tridimensionale, per cui i suoi corpi, pur essendo massicci, sembravano quasi delle, non so, dei pezzi di cemento attaccati l'uno all'altro, più che braccia vere e proprie, però erano di una mobilità, di una fluidità, di una tridimensionalità che erano strepitosi, e ancora nessuno è mai riuscito a scoprire come diavolo facesse. Io ho provato tantissimo all'inizio della mia carriera, soprattutto con Rama, che era un fumetto di supereroistico, a imitare, a scimmiottare Kirby nella costruzione dei corpi. Insomma, ce l'avrò fatta? No, infatti ho inventato Rama, che ha delle braccine, delle gambine a stecco, un corpicino che è un po' un sacchetto di patate, un testone grande, rotondo, che fa tanta tenerezza. Ma perché è importante il corpo nella narrazione fumettistica? Poi provate a pensare di essere un regista che ha bisogno di attori, insomma, di attori per la sua storia. E questi attori comincino a recitare, non dico male, però a non essere ben inquadrati, a non essere, diciamo così, nell'ottica giusta per l'inquadratura. Un regista ha bisogno di corpi che occupino esattamente gli spazi narrativi che lui ha in mente. Stessa cosa anche un fumettista. Per cui, quando io voglio, per esempio semplice, una persona sta dicendo una cosa importantissima, gli fai un bel primo. Preciso. Se tu lo fai in fondo, che dice una cosa importantissima, con la gente intorno, così sembra la gente che si ritrova giù in cortile del condominio a raccontare come mai si era intasata la fogna il giorno prima, e non ha quell'epicità che può essere quando vi dice qualcuno: ma io devo raccontarvi una storia a cui dovete credere. Ecco, una cosa del genere, insomma. Per cui, fate conto che questo schermo sia la vignetta. Se io questa cosa importante la dico qua in fondo,
No, ma volevo dirvi una cosa importantissima a cui dovete credere, cioè non ha la stessa potenza narrativa. Per questo che dico che la presenza del corpo nella vignetta e nella storia fumetti è importantissima. Poi, adesso vedete che io sto gesticolando mentre racconto, perché vabbè, è un po' anche un po' italiano nostro questa cosa qua. Oltretutto, l'utilizzo del corpo nel fumetto italiano io l'ho visto fare in maniera anche esagerata. Cioè, mentre io vi sto parlando, mentre noi parliamo normalmente con le persone, a meno che non stiamo facendo una lezione in cui sottolineiamo con le parole, come sto facendo io adesso, la nostra lezione, ma parliamo tranquillamente con un nostro amico, non è che facciamo dei gesti tipo perché, ecco, spesso e volentieri io ho visto in storia fumetti italiane, fatte tra l'altro da bravissimi disegnatori, però un'esagerazione del gesto. Ora, io come regista sono un regista forse minimalista, o alla certi fini alla Woody Allen in sostanza, no? Dove loro semplicemente a volte, Woody Allen adora ad esempio queste carrellate uniche, dove non ci sono stacchi, dove non c'è campo e controcampo, in cui lui riprende due personaggi che camminano lungo una strada di New York e questi parlano, si scambiano le battute, eccetera. Però non c'è un'esagerazione nel muoversi e nel gesticolare. Mentre registi meno capaci, addirittura ho visto un film, non mi ricordo il titolo, scusate, però dovevano organizzare un colpo, c'era Brad Pitt, c'erano altri personaggi, a Roma, dovevano spacciarsi per italiani. Ora, la cosa imbarazzante di questi attori che durante tutto il film si muovono normalmente, parlano normalmente, quando arrivano in Italia, secondo il regista, l'italiano doveva parlare in questa maniera, ma che cosa dici? No, perché? E questo? Cioè, era tutto un utilizzare le mani, cosa che è vero, noi italiani lo facciamo, però, signori miei, un minimo, insomma, un minimo di... Anche perché tu mi stavi dicendo che volevi fare l'italiano al cinema, forse per gli americani lo stereotipo era quello lì, però per gli italiani, quando arrivate i film in Italia, insomma, ci sono cascate un po' le braccia, ecco, quelle che loro hanno agitato, non sono cascate guardando questa cosa qua. Stessa cosa ho visto fare in tantissimi film italiani, cioè quello di esagerare a volte con le braccia un semplice dialogo di persone che normalmente si parlerebbero così, cioè è stato così. No, non ne ho voglia. Ma perché non ne ho voglia? Cioè, non viene coinvolta la mano. Nel mio caso, infatti, più che a volte la gestualità, io coinvolgo lo sguardo. Sempre con la semplicità del mio tratto, però lo sguardo per me è molto importante perché ti comunica tantissimo. Infatti il corpo a volte più sta fermo meglio è. Perché? Perché tu quando leggi ti concentri sullo sguardo, ti concentri su quello che viene detto dal personaggio. Poi puoi utilizzare, come fanno molto i giapponesi nei manga, puoi utilizzare effetti speciali come luci, chiaroscuri, anche per aumentare magari la drammaticità a volte di una scena. Però se ci fate caso, anche in alcuni titoli manga, ovviamente non in quelli action, dove ovviamente sono esagerati come supereroi, però nelle cose più di carattere intimistico, il movimento del corpo non è esagerato, anche perché il giapponese è molto pacato e sta molto sulle sue. Ecco, per cui tante tavole, tante vignette in cui il personaggio è bene o male fermo e parla con gli occhi o parla comunque con una postura del corpo che è accennata, non è esagerata. Ecco, quindi questa è una cosa che io ho imparato durante gli anni e che sto utilizzando moltissimo anche nei miei fumetti, anche perché spesso e volentieri ci sono delle scene in cui deve succedere, non c'è un attacco tra un supereroe e un altro, c'è semplicemente una scena tra due personaggi. Qui li fai rilassati, li fai seduti, li fai in piedi che chiacchierano, ma senza gestualità inutili, magari ti sporcano soltanto la narrazione. Come hai imparato a disegnare un po' meglio il corpo? Il trucco sostanzialmente è quello di copiare. Né più né meno, per cui io così come ho cominciato a copiare i supereroi, e quindi ho cominciato a copiare dei fumetti supereroi, le gestualità, tentavo di capire la muscolatura, poveretto, ma questo lo facevo che avevo appunto 16-17 anni, insomma, io non ho fatto degli studi, non ho fatto degli studi artistici, io sono geologo, per cui assolutamente, però dalla mia ho questa grandissima capacità di osservazione e di sintesi, per cui magari non sono riuscito a raggiungere quel livello di
grafica, di disegno tipico dei grandi autori come John Buscema, però sono riuscito a ottenere una sintesi della gestualità, della posizione del corpo un po' tutta mia. Come? Ripeto, copiando, quindi guardando un attimo come facevano gli altri con i supereroi, e grazie anche a questa signora qua, che qualcuno di voi forse riconoscerà, se non la riconoscete ve lo dico io, è la mitica Pamela Anderson, molti la conoscono perché ha fatto la bagnina in Baywatch, e perché insomma, diciamo così, Pamela Anderson ha avuto un ruolo così di base nel disegnare il corpo. Provate un po' a indovinare come mai. No, perché ovviamente quando c'era da disegnare delle copertine, c'era da affrontare insomma magari una copertina un po' particolare, il mio cuore volava subito all'interpretazione personale del corpo femminile, che è assolutamente terrificante disegnare, cioè è più facile a volte disegnare tutti gli uomini, i muscoli, i supereroi così, che non le curve, le morbidità, un bel corpo femminile o comunque un corpo femminile con le sue caratteristiche anatomiche. Cosa succede? Succede che quando ho dovuto fare la copertina di questo, di questa raccolta, che vede protagonista ovviamente la caricatura di Pamela Anderson, non sapevo come fare. Cioè, non sapevo come fare, sapevo cosa volevo sulla copertina, volevo la maglietta bagnata, quella faccia tirata, tutte queste cose qua. Però per il corpo di Pamela Anderson, nonostante mi fossi fatto dare tutta una serie di card che raccoglievano la carriera, e che carriera di Pamela Anderson, ancora non c'ero, non ero vicino. La mia unica soluzione qual era? Quella di guardarsi allo specchio, di capire come funzionava la muscolatura. Capire come funzionava, se io mettevo appunto il braccio così dietro la testa, come in questo disegno, e infatti devo dire che come tipo di muscolatura, a volte poi sono un grande artista, è forse appena un po' più mascolina che non femminile, insomma, per cui ha un braccio, ha due belle spalle, insomma, che probabilmente Pamela Anderson non ha. E beh, il particolare dei seni con la maglietta bagnata è. Ricordo una cosa triste che ho utilizzato. Io ho una maglietta bagnata con due arance sotto per vedere come erano le pieghe poi della stoffa su delle sfere sotto questa cosa qua. E vi assicuro che quando ho messo la maglietta bagnata, siccome era inverno, non è stato piacevole, però per l'arte si fa queste altre, insomma. Ecco. Altra cosa spettacolare è invece fare la copertina di un altro personaggio che era Cinzia. Cinzia è la donna transessuale che ama Ratman nella serie di Ratman. La serie di Ratman ha un fisico che ho voluto esagerare, far da culturista, al punto tale che ne ho creato una storia parodia di Conan. Quindi ho fatto Cinzia la Barbara. Vedete il fisico di Cinzia la Barbara? Ora, voi vi chiederete come ho fatto a realizzare questa copertina? Mi sono messo allo specchio nella stessa posa. Ovviamente non ho questa muscolatura, però essendo una persona relativamente magra, insomma, i muscoli li vedo, ho cercato semplicemente di fare un po' di culturismo grafico, cioè ho semplicemente aumentato il tipo di muscolatura e ho creato alla fine questa cover. Quindi osservare e capire come funziona, insomma, il corpo anche attraverso lo specchio, attraverso la propria immagine, è la cosa interessantissima, anche perché se ci pensate e se guardate tanti fumetti, molto spesso la cosa più difficile da disegnare, in cui tantissimi disegnatori cadono oppure usano trucchi pur di non disegnarli, sono i piedi. Per cui a parte Saudelli, che ha quasi un feticismo per il piede disegnato che è spettacolare, però molti di noi, io compreso, poi anche io faccio dei piedi però molto 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 semplici, non avendoli sotto gli occhi, perché la realtà è questa, cioè noi vediamo spesso allo specchio noi, le nostre mani, per cui molti siamo capaci di disegnare le mani, siamo capaci di disegnarci da qua fino alla vita, dalla vita in giù, se dovessimo disegnarci a figura intera, facciamo una gran fatica. Perché? Perché non siamo abituati a vederci in figura intera. Certo, siamo abituati a vedere le altre persone in figura intera, ma non so come dire, sì, o si comincia a fare disegno dal vivo, oppure
comunque si cominciano così, c'è gente che va in spiaggia e si prende il suo blocchetto e comincia a illustrare, a fare esercizio, a vedere un po' come si appoggiano queste persone, perché spesso e volentieri quando disegnate qualcuna figura intera in piedi è come se fluttuasse nel vuoto, cioè non ha una solidità, cioè lo vedi che non è appoggiato per te. Questo per quanto riguarda, diciamo così, la capacità di disegnare un corpo, la bravura, insomma. Poi dopo alla fine cosa succede? Che in tanti anni di disegno, in cui disegnate corpi, in cui ve lo dico perché l'ho fatto io, ormai avrò disegnato veramente, siamo sulle migliaia e migliaia di pagine, dopo migliaia e migliaia di pagine comincia ad acquistare, volente o non volente, uno stile che se tu hai una capacità di osservazione del tuo tratto, di autocorreggerti, pian piano non sarà più né quello di Boucher, a cui magari io cercavo di assomigliare, e né quello di tanti altri, ma diventa uno stile proprio tuo, cioè non sarà lo stile di Kirby, non sarà Boucher, ma diventa il tuo stile in cui i tuoi personaggi finalmente si poggiano per terra. Finalmente hanno una consistenza all'interno non solo della vignetta, ma anche a livello recitativo, che comunque sia comincia a capire quali sono le gestualità, quali sono, non so, qual è la posizione del corpo che ti serve per esprimere un determinato concetto, per esprimere una determinata situazione, uno stato d'animo, e anche perché cominci a sperimentare con cose che tu hai sperimentato. Perché il fatto di avere più o meno anni non è fondamentale, però se io ho vissuto più anni, io ho visto più situazioni, ho sperimentato sulla mia pelle più situazioni che coinvolgono anche la posizione del corpo, per cui mi diventa poi più naturale anche riportarlo all'interno della storia. Addirittura c'era chi, non so se era Terry Gilliam, che diceva inutile che qualcuno si metta a raccontare, a fare dei film prima di aver compiuto 30 anni, perché prima di aver compiuto 30 anni non ha ancora vissuto, non ha ancora sperimentato molto. Non è del tutto vero, però in linea generale, spesso e volentieri, chi fa fumetti magari appena compiuto 30 anni o al di sotto, racconterà giustamente le proprie esperienze, racconterà dell'università, magari racconterà delle storie d'amore intimiste, di scoperte di se stessi. Più va avanti, più sperimenterà nuove cose, quindi riuscirà ad avere anche nuovi corpi in testa da raccontare, perché poi alla fine quando uno disegna non è che ha, sì, ci sono dei favolosi manichini che mettono in vendita, che puoi esposizionare in tutte le maniere, ti dicono assolutamente con questi assolutamente farei, è vero, così come è vero che ci sono dei grandi artisti come Alex Ross che utilizzano dei modelli per riuscire a realizzare le sue copertine iperrealistiche, cui lui fotografa proprio i modelli, poi riporta con l'aerografo, con i suoi colori acritici, riporta queste cose all'interno della copertina. Io credo però che non sia semplicemente il copiare poi dopo quello che noi vediamo la base unica per raccontare un fumetto, perché comunque anche nelle esagerazioni, nella distorsione della posizione di un corpo c'è il racconto di quel momento, c'è il racconto di quella storia, per cui per questo appunto, come dicevo all'inizio, i supereroi raccontano con un'esagerazione epica della postura del corpo, ma ci sono anche delle esagerazioni, diciamo, di tipo più sussurrate, più sottintese, che ti aiutano ad ottenere un effetto narrativo ben diverso rispetto a quello che sarebbe mettendo un manichino e ricopiando il manichino in quella posizione. Perché? Perché sì, perché comunque nella regia si utilizzano anche delle lenti particolari di cinema per cercare di creare delle particolari scene, cioè particolari immagini sul cinema, per cui cose che magari l'occhio umano normalmente ti metterebbe con uno qui, uno lì, ma non ci sarebbe drammaticità, non ci sarebbe pathos né emozione e non la trasmetterebbe ovviamente al pubblico. Stessa cosa nel fumetto. Stessa cosa nel fumetto, quando io metto dei personaggi in una certa dimensione, cerco di utilizzare questo tipo di... Aspetta, cerco se riesco a trovare qualcosa su questo vecchio fumetto, perché anche qua...
Ad esempio, vabbè, a livello narrativo c'è una scena, adesso non riesco ovviamente a girare la pagina in maniera che la veda, ecco, questa scena qua. Ad esempio, in questa scena qua io avevo bisogno di creare una gag in cui la gag principale fosse in primo piano e dietro ci fosse la scena secondaria, cioè c'è Cinzia che sta baciando Ratman in maniera appassionata, vedete nella vignetta qua in cima, e in primo piano c'è uno che sta sturando un lavandino con un uomo muscolosissimo che cerca di sturare un lavandino alla fine, e questo fa la gag tra, diciamo che così, che lo stura lavandino è il corrispettivo del bacio terrificante che Cinzia dà a Rafa. Ecco, in questo caso non potevo metterli, ad esempio, uno a fianco all'altro, perché non sarebbe riuscita bene la gag. Era bello che restasse in secondo piano l'atto del bacio tra Cinzia e il primo piano ci fosse questo uomo che sta cercando di sturare la lavandino. Quindi la posizione dei corpi nel fumetto è veramente fondamentale, in questo caso anche per ottenere una gag, per ottenere un effetto quindi comico. E non solo, cioè non solo, quindi ne abbiamo già parlato, drammaticità, epicità, comicità, tutto quello che voi volete rendere all'interno di un fumetto, sappiate che lo dovete rendere posizionando correttamente i vostri personaggi. Tante volte a me non ritornavano le tavole, sapete, pagina fumetti, non ritornava una scena, non ritornava una vignetta, è molto semplice, l'ho rifatta, quindi ho tante pagine scartate da parte, cioè non pensiate che io sia, come dire, uno che perché ha lavorato tanti anni nel fumetto vada giù a colpo sicuro, di quelli c'era soltanto Jack Kirby. Jack Kirby era uno che riusciva a fare 16 pagine a matita in un giorno, che sono tantissime, e sapendo assolutamente come inquadrare, come rendere la scena, come rendere l'azione, al che c'era questa, era circolata questa voce che gli avevano detto: guarda Jack, fai una cosa, butta via la gomma, perché tanto non ti serve. Cioè lui partiva dalla tavola e aveva già in mente esattamente le cose. Io invece, pur avendolo in parte questo dono, quello anche perché io non realizzo mai degli storyboard in cui posiziono i miei personaggi, poi se mi risultano bene, allora vado con la tavola vera e propria. Io so già come deve essere posizionato, perché poi si sviluppa anche un certo istinto da regista, no? Quando fate queste cose qua. So già come posizionare il corpo, so già cosa voglio raccontare attraverso il corpo, e quindi vado direttamente sulla tavola. Non sempre succede, quando soprattutto devo fare le copertine. Per le copertine, volevo farvi vedere un esempio in cui vi racconto la storia dietro. La storia dietro, Ratman decide, è un supereroe, decide di deve fare una scelta. O continua a fare supereroe, quindi si tiene la maschera, oppure se la toglie e si mette insieme a questa sua fidanzata, che ovviamente non vuole che lui faccia supereroe. Quindi c'è proprio deve fare una scelta. In copertina, come rendere questa cosa? Comincia a pensarci. La prima cosa che ti viene in mente, che potrebbe essere, diciamo così, il racconto di questa copertina, spero che si veda perché è proprio una bozza, che si dovrebbe vedere. Allora, la prima cosa per questa copertina era lui che si leva la maschera e lei, vediamo lei in secondo piano, stupefatta perché per la prima volta vede la faccia di Rafa. Poteva anche funzionare, magari se non avesse avuto tanto tempo da dedicare alla copertina, sì, ma io di solito uso molto tempo alle copertine, perché le copertine sono la parte più importante di un libro, di una storia, di un fumetto. Perché da una copertina bella uno decide poi se acquistare o meno il vostro libro, o comunque sia una copertina fatta bene dà una chance al vostro libro di essere preso in mano, di essere sfogliato, e se quello che c'è dentro piace come la copertina, il libro viene comprato. Quindi attenzione a giudicare anche, cioè la copertina è un momento particolarissimo in cui i corpi devono dare il loro meglio, i corpi come voi riuscite a farli, come vedete il mio è un corpo di rapper, è un corpo molto semplice, però ha comunque una sua fisicità, perché dopo tanti anni ottiene una specie di anatomia deforme di questo personaggio che però bisogna mettere, bisogna calcolare. Allora, questo è stato il primo bozzetto. Non mi convinceva tanto, infatti vedete, non ho neanche finito di disegnare la figura intera di lei, anche perché la figura intera di lei è difficile da disegnare, per cui se non mi convince il bozzetto non sto neanche a perderci tempo. Sono passata a un secondo bozzetto. Un secondo bozzetto, ok. Dai.
più o meno già cominciavano a esserci. Abbiamo, a questo punto abbiamo la fig, sempre lei in secondo piano. In primo piano abbiamo il braccio di Ratman con il, la faccia scura, cioè nel senso non, noi non vediamo qua come è fatto Ratman, però sappiamo che si è tolta la maschera. La maschera è questa qua. Dietro, dietro la, la protagonista secondaria abbiamo altri due personaggi che fanno parte della storia, li mettiamo in un sorta di terzo piano, per cui il primo piano Ratman. Vedete come anche la posizione dei corpi vi racconta come dovete vedere un'immagine. Quindi partite dal primo piano dalla maschera tolta. Cioè Ratman si è tolto la maschera. Dietro, secondo piano, la sua ragazza, Kimmy, stupefatta da questo gesto. Dietro, in terzo piano ancora, non necessari, ma mi piace riempire bene le copertine, perché comunque sono anche loro personaggi importanti in questa storia, Cinzia e Trash, che sono gli amici di Ratman e di Kim in questo momento. Ecco, vedete come l'occhio parte dall'inizio e va verso lo sfondo, verso, verso il fondo, sul fondo di tutto, questa specie di cornice nera che io di solito disegno, che se vedete mi incornicia proprio il terzetto qua, e infatti poi si aggiunge una cornicetta nera qua di ombre, che poi ti inquadra veramente questa. La faccia nera di Ratman è un bel peso anche qua. Insomma, diciamo che qua c'eravamo quasi come la copertina. Cos'è che non funziona? Ve lo dico io. Non funziona il fatto che Kimmy sia dritta, impalata in piedi e basta. Cioè, la posizione del corpo in questa copertina non mi comunica sorpresa, mi comunica una che... Ah, cioè, quindi, boh, sì, va bene la faccia sorpresa, però anche il corpo parla, anzi, parla più il corpo a volte che la faccia. Normalmente una scena normale in casa sarebbe così, cioè tra amici così ti provo e rimane un po' così, cioè per cui vedi la faccia e resterebbe in piedi dritta. In un fumetto no, cioè in un fumetto bisogna raccontarlo ancora meglio. Arriviamo alla terza bozza di questa copertina, dove, scusate che la faccio vedere meglio, dove Kimmy non è più in piedi come un baccalà, ma il corpo è in movimento, cioè è... Non è più in equilibrio. Perché? Perché il gesto di togliersi la maschera ha tolto le sue certezze. E quindi non è più in piedi, dritta, impalata, ma è spostata, col busto, una torsione, come dire, ma cosa? Cioè, stessa cosa, un po' più di movimento, anche personaggi sullo sfondo. E questa è diventata poi la bozza su cui ho realizzato poi la tavola finale. Poi ho giocato anche con i colori, ovviamente, quindi tenendo dei colori bluastri per i personaggi sullo sfondo risalta molto di più la maschera arancione e il braccio di Ratman. Non è più, come vedete, non è più necessaria in questo caso che si veda il profilo di Ratman, perché l'attenzione proprio l'ho spostata anche più centrale sulla maschera e sul braccio, basta quello. Si intravede, poi dopo ci è venuto sopra il logo della testata, per cui è stata un po', diciamo così, cancellata. Però, come vedete, l'occhio parte dalla mano, arriva alla maschera e poi dietro vede le persone stupefatte. Questo è il tipico ragionamento che si fa quando si lavora con i corpi all'interno del fumetto. Cioè, sapete che dovete raccontare qualcosa anche a partire soprattutto dalla copertina. Ora, che altro dirvi? Scusate, perché sto guardando, non essendo io un professore, sto guardando quello che avevo da raccontarvi e se avevo qualcos'altro da raccontarvi. Io penso bene o male di avervi detto tutto. So che magari qualcuno di voi avrà forse delle curiosità, può semplicemente scrivermi alla mia email, la trovate sia sulla mia pagina, credo Facebook, sia che su quelle Instagram, per cui insomma se avete bisogno di qualche consiglio di contattarmi potete semplicemente rivolgervi lì. Buon corpo a tutti, buona narrazione soprattutto del corpo all'interno delle vostre storie, spero di leggere il più presto possibile, perché io nonostante sia appunto un autore, così sono prima di tutto un lettore di fumetti, io leggo fumetti, ma li leggo proprio con i testi da quando avevo 5 anni, perché mi hanno insegnato a leggere e a scrivere presto, perché nato in gennaio mi hanno sbattuto subito
capace di leggere e scrivere 20 giorni in prima, sono andato poi direttamente in seconda elementare. Quindi sono una persona che non ama perdere tempo, insomma, ce l'ho proprio ormai nel sangue. E no, per dirvi che io ho iniziato proprio fin dall'inizio a leggere fumetti, quindi a leggere storie dove la gestualità era importante, storie che ti appassionavano più o meno a seconda della capacità dell'autore di riuscire a raccontarti qualche cosa. E questa è la cosa, tra l'altro, meravigliosa, per cui non vi perdete d'animo se magari al momento non riuscite a ottenere quello che volete. Sappiate che io, così come vi ho fatto vedere le bozze delle copertine, sappiate che anche all'interno delle storie, cioè questa è una specie di, anche all'esterno delle storie, vedete qua, io mi faccio delle bozze dove c'è questo Ratman che telefona, perché volevo un Ratman in questo caso un po' messo, sta facendo una telefonata dove la fidanzata è freddissima, per cui una telefonata drammatica di quelle che abbiamo fatto tutti, insomma, nella vita prima o poi, e quindi lo voglio raccolto, un po' contrito, un po'. Ma non essendo sicuro a volte neanch'io delle mie capacità, utilizzo spesso dei bozzetti perché sì, perché così almeno so che se il bozzetto risulta bene, poi io non faccio altro che ricalcarlo a una meravigliosa tavola luminosa che mi è stata regalata ai tempi in cui ho disegnato uno dei pochi fumetti in tre dimensioni che esistano al mondo, e ovviamente li devo fare diversi livelli di fumetti. Ma questa è un'altra storia che magari vi racconterò quando sarò più vecchio, no? Quando vorrete, insomma, quando mi contatterete. Quindi, bocca al lupo per tutto, vi saluto, qua Leo Ortolani chiude e vi lascia liberi di andare.